Oggi vi presentiamo la recensione della casa Venem Multicooler, ovvero un fantastico dissipatore a 4 8 pipe per la vostra CPU. Ma andiamo a vedere meglio nel dettaglio il contenuto appunto della confezione di questo dissipatore. Eccolo qua. Nella scatola, che vedete in fondo al video, questa, possiamo trovare il libretto di istruzioni, la staffa per il socket di Intel, i gommini per attaccare la ventola e gli agganci per socket AMD, la ventola che vediamo essere giallo e nera e il dissipatore che andremo a vedere nel dettaglio fra poco. Intanto iniziamo con una brevissima carrellata sullo stesso. Eccolo qua, vediamo che il sotto ha le lead pipe in rame e le lamelle in alluminio. Ma veniamo ora al montaggio del dissipatore, che a seconda del socket ci richiederà più o meno un quarto d'ora di tempo. Come prima cosa dobbiamo fissare la CPU sulla nostra mainboard, ovviamente. Noi per questa recensione monteremo un processore Intel. Subito dopo andremo a mettere la pasta termica, che servirà per la trasmissione del calore tra la CPU e il dissipatore stesso, migliorando così le prestazioni della dissipazione, appunto. Mettiamo la pasta, come vedete deve essere ben stesa, ecco finito. E subito dopo che la CPU è pronta, andiamo a fissare la staffa del socket Intel. Come vedete va fissata sotto. 4 viti e il gioco è fatto. Tac, 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 tac. Una volta che fisseremo la staffa al dissipatore, andremo appunto a innestare il dissipatore sulla mainboard, fissando la staffa ai piedini messi prima. Ecco, ora è fissato correttamente. A questo punto metteremo queste rondelline in gomma e poi sopra avviteremo le apposite viti che fornite appunto da casa per questo assemblaggio. Una volta fatto, fisseremo la ventola con queste apposite vite in gomma e il gioco sarà fatto. Ecco, ora il dissipatore è montato correttamente sulla nostra mainboard. Non ci resta poi che attaccare la ventola e il gioco è fatto. Ma veniamo ora all'analisi delle prestazioni di questo fantastico dissipatore di casa a casa. Ecco, ora lo possiamo vedere in funzione dentro uno dei nostri case di laboratorio. Come dissipatore è abbastanza grosso perché ha dimensioni di 120x160x96. I materiali di cui è composto prevalentemente sono alluminio per le lamelle e il dissipatore in sé e il rame per le pipe, come avevamo già detto. La ventola, noi ci abbiamo montato una classica ventola, quella della confezione da 12, però si potrebbe anche variare volendo. Come rumorosità possiamo andare da un minimo di 7 dB a un massimo di 29 se facciamo girare la ventola a 12 volt. Questa ventola, data in dotazione, ha un numero di giri che va da 600 a 1900. La portata d'aria massima possiamo arrivare fino a circa 140 metri cubi l'ora. E la ventola ci è data per una durata massima di circa 50.000 ore. Abbiamo fatto qualche test per vedere come questo dissipatore dissipa effettivamente il calore sulla nostra CPU, che ricordiamo essere un i7 dell'Intel versione 930, quindi un processore già abbastanza competitivo. I nostri risultati li potete vedere ora in sovraimpressione. Bene, abbiamo concluso i nostri test e possiamo trarre la conclusione che è un eccellente dissipatore. Possiamo usarlo in qualunque configurazione noi vogliamo, anche per i videogiocatori più accaniti. Anche oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima sul mondoinformatico.it.